Sono davvero impressionanti i dati diffusi da Save the Children, che a Milano ha allestito un percorso sensoriale per far capire che cos'è la malnutrizione e la povertà. Sentiamo Anna Maria Levorin e Walter Padovani. Tra le macerie di una città siriana, in un campo profughi nel deserto somalo, dentro le rovine di un'abitazione bombardata, il percorso comincia da qui. Fogna a cielo aperto, immondizia, siamo in India, nell'immenso slum che sorge accanto alla più grande discarica di Mumbai. Un itinerario virtuale per provare o almeno immaginare ciò che si vive in un contesto di estrema povertà. Fame, guerre, ma anche cambiamenti climatici, siccità e alluvioni. Il prezzo in vite umane è altissimo. 6 milioni di bambini ogni anno nel mondo non raggiungono nemmeno i 5 anni di vita, la metà per carenza di cibo. La malnutrizione cronica colpisce 155 milioni di bambini e adolescenti, 1 su 2 in Asia, 1 su 3 in Africa, con effetti pesanti e indelebili sul loro sviluppo fisico e cognitivo. Dati crudi diffusi da Save the Children con la campagna Fino all'ultimo bambino, per salvare e dare un futuro ai bambini senza un domani. Abbiamo centinaia e centinaia di milioni di bambini che soffrono la fame e la malnutrizione, spesso a causa di guerre che sono purtroppo molto diffuse negli scenari di povertà. 9 bambini su 10 nel Corno d'Africa non hanno accesso ad acqua potabile, servizi igienici, istruzione, 1 su 2 in India. Guerra e denutrizione, solo nel 2016, hanno provocato l'esodo di oltre 65 milioni e mezzo di persone.